Ciao ragazzi, eccoci di nuovo con Mariano, grazie per essere ritornato. Abbiamo accennato la Biblioteca Magica al Popolo. Puoi dirci qualcosa in più? Approfondire l'argomento? Dunque, come nasce questo progetto? Il progetto nasce per avvicinare gli appassionati alla magia senza costringerli a spendere un sacco di soldi, specie quando non li hanno. Tutto nasce ovviamente da una frustrazione infantile. Ero bambino, ero appassionato di magia, andavo a trovare i collezionisti e i collezionisti, lo sapete, accumulano roba per far vedere quante ricchezze hanno, ma questa è mia, tu non lo puoi vedere. Certo. A me l'avevano fatto alle elementari con il manuale di Paperinik. Il mio compagno col manuale di Paperinik lo teneva sotto chiave e io non potevo guardarne il contenuto. Anni dopo un collega mi fece vedere questa, che era una raccolta di 150 numeri di una rivista per Kardashian e mentalisti, edita a New York negli anni 30 e 40 da Hanneman, The Jinx, termine vuol dire lo iettatore, infatti c'era questo gatto nero in copertina. Io sbavavo letteralmente perché volevo conoscere questi segreti, 150 numeri di segreti, uno più bello dell'altro. Ma non avevo i soldi per permettermelo, quindi per anni appunto a sognare di un giorno di poter leggere questa rivista. Poi ho scoperto che qualche generoso contributore online anonimo aveva scannerizzato tutti questi libri una volta che erano usciti dal diritto d'autore e li aveva messi in una biblioteca sperduta che nessuno sapeva dov'era. E ho scoperto che la stessa cosa è stata fatta da centinaia di persone, gente che scannerizza libri antichi, li mette lì dicendo magari a qualcuno interessano. Nessuno si era mai messo a trovare tutti i link e a raccoglierli in un unico posto. Io non ho scaricato quasi praticamente nessuno di questi libri, ho fatto un database di link ai vari siti di chi ha condiviso il proprio materiale, che siano biblioteche, che siano privati, che siano l'autore stesso del libro che lo vuole divulgare dopo un po' di tempo che l'ho pubblicato, e ho creato una biblioteca che adesso ha più di 2000 volumi con diversi contributori, perché poi ricevo segnalazioni da altri. Mauro Balliesi di Torino mi ha segnalato un sacco di titoli, e quindi oggi ci sono oltre 2000 titoli, tutti accessibili gratuitamente, e avete capito bene, l'intero Jinx a distanza di un click dal vostro dito o da un touch, se avete se questo è uno schermo di un telefonino o di un tablet. 2000 volumi, a partire da che anni? Coprono praticamente 8 secoli di magia, quindi chi è appassionato può vedere come il gioco di quattro assi era fatto nel Medioevo e come è fatto nel 2017 in tutte le sue possibili versioni, quindi è un patrimonio dove veramente buttarsi a mo' di paperone e nuotare regolarmente. Perché come ci arriviamo alla biblioteca? Il modo più diretto è andare sul mio sito www.marianotomatis.it e cliccare il link biblioteca, e in tre lingue, quindi anche in inglese e in spagnolo. Chi volesse aiutare con traduzioni ulteriori è libero di farlo, anzi è molto apprezzato, verrà riconosciuto il suo contributo. Chi vuole mandare libri, segnalazioni eccetera è una gioia. Stiamo diventando una comunità di gente che condivide, perché ha capito che solo condividendo la cultura può andare avanti e si diventa maghi migliori, perché in quell'universo c'è il vostro prossimo spettacolo. Certo. E quindi, parlando di condivisione, tu, se ti va di parlarne al volo, hai la tua idea, filosofia legata ai tutorial? Cosa ne pensi? Io penso che i tutorial siano straordinari perché vi fanno vedere le potenzialità di un effetto in mano a un professionista, come può essere Diego, come possono essere i vari ospiti che hanno partecipato a questo e che continuano a partecipare a questi incontri. È straordinario perché chiunque voglia fare la cover band di un gruppo come i Beatles continuerà sempre a suonare i Beatles e sarà sempre una cover band. Chi invece vuole sviluppare una propria linea personale userà i tutorial per costruire il proprio personaggio. Allora riconoscerà le differenze tra un Prevelino e un Allegri e un Paviato e dirà: beh, io voglio diventare il quarto, non voglio diventare la copia nell'altro. Per cui i tutorial sono uno straordinario booster creativo per dire: ok, ma se lui l'ha incarnata così e l'altro l'ha incarnata così, io come lo posso incarnare? E magari iniziare a fare i propri tutorial che incendieranno i prossimi. E io anzi mi auguro un'invasione di tutorial sempre migliori, sempre più ricchi. Assolutamente. Una cosa divertente da raccontare è che io, occupandomi soprattutto di 700, nell'ultimo anno ho analizzato solo la magia del 700 per vedere quali effetti di carte, quali numeri di mentalismo venivano fatti nel 700. Ho scoperto che prima dei social network le polemiche che c'erano in coda ai filmati c'erano sui giornali dell'epoca. Si mandava la lettera al giornale, il giornale la pubblicava, il giorno dopo mail, ma lettera di risposta, si lamentavano del tizio che nel mercato dietro l'angolo, incorniciato da un pezzo di legno, insegnava gli effetti del collega, e quindi era da mazzulare, e quindi si facevano spedizioni e si andava quello che succede oggi, cioè gli haters, i bullismi, le fake news, esisteva già tutto. Cioè oggi siamo solo più tecnologici, abbiamo solo un po' più di elettricità e un po' meno magnetismi,
ma l'umanità è sempre quella roba lì, quindi il fatto di distinguersi da costoro, cercare di fare cose migliori, è uno sforzo che l'umanità fa da sempre. I risultati sono quelli che sono, ma non c'è altro modo per andare avanti, cioè se si sta lì si è sempre quelli del Settecento. Assolutamente, e grazie alla biblioteca questa cosa diventa più accessibile e facile. Cioè noi cerchiamo sempre l'ultimo effetto, l'ultimo gimmick, l'ultimo gioco dell'attenio, piuttosto che l'ultima mossa, eccetera, quando in realtà nella storia dell'umanità è stata pubblicata così tanta roba che l'umanità se ne è dimenticata. E quindi andando a recuperare i principi di un tempo si scoprono robe che sembrano nuove, i colleghi e il pubblico ritiene completamente nuove, e in realtà il vostro segreto che le avete scovate in un libro, che ne so, del 500. Hai un esempio? Ma voglio farvi un esempio. Per esempio, io mi occupo di mentalismo, curo il progetto Mesmer al sito www.mesmer.it, e voi sapete, i mentalisti usano le carte da gioco, ma le usano senza sfruttare l'abilità manuale, ma utilizzandole come mezzo per comunicare un pensiero oppure dimostrare di essere in grado di percepirle con il sesto senso. Quindi con un mazzo di carte si possono fare fioriture, si possono fare pass, le robe incredibili che fa Diego, oppure sintonizzarsi con la mente sulle varie carte e provare a indovinarne il valore semplicemente, che ne so, passando una mano. Mi si può prendere un mazzo, dividerlo in tre mazzetti e con la mano sentire che, dunque, questa è una donna di cuori, questo è un 2 di quadri e questo è un 4 di cuori. Eccole qua. 1 di cuori, 2 di quadri, 4 di cuori. Beh, questa è una cosa che ho visto fare recentemente da Dani da Ortiz. Sì, diciamo, serve soltanto una mano ben allenata in grado di emanare i giusti raggi, il giusto potere magnetico, oppure il trucco. Forse la seconda è... Col trucco riuscite di sicuro, altrimenti dovete un po' andare a caso. Quindi questa non è una cosa di Dani da Ortiz. Diciamo, Dani l'ha recuperata altrove. Sta facendo un gioco che risale almeno, perché magari qualcuno l'aveva già inventato prima, era già stato copiato, nel 1593.